Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale, e bentornati su Gente di un certo livello. Ah, i samurai. Onore, gloria, rispetto e cazzutaggine in pacchi da mezza tonnellata. Dopo il calciatore e il pilota d'aereo, il samurai è sicuramente nella wishlist di quello che ogni bambino vorrebbe fare da grande. Certo, se sei italiano dovresti investire qualche millino in un po' di chirurgia plastica, oltre che inventare una macchina del tempo. Ma nulla è impossibile se lo vuoi realmente. Come ci insegna Yasuke, il primo e unico samurai nero della storia. Yasuke nacque tra il 1555 e il 1556, forse in Africa, forse, ed era un Makua, ovvero una popolazione bantu di circa 3 milioni di abitanti che abita nel nord del Mozambico. Sì, forse. Quello che è certo è che Yasuke fosse una giapponesizzazione del suo vero nome, che pare fosse Yasufe, nome che gli fu dato da Oda Nobunaga in persona, condottiero che Yasuke vide per la prima volta nel 1579, quando era in giro col gesuita Alessandro Valignano, missionario e scrittore italiano mandato in Giappone per fare un sopralluogo di tutte le missioni caritative che la Chiesa Cattolica aveva lì. E giustamente, per far vedere quanto sei buono e caritatevole, ti porti uno schiavo nero che ti rega l'ombrello. Quello schiavo era proprio Yasuke. Probabilmente fu il primo uomo di colore a mettere mai piede nella terra del sollevante, e attirava l'attenzione di tutti, bambini che gli correvano attorno, uomini che rimanevano a bocca aperta e donne che aprivano ben altro. Ma oltre al colore della pelle, ciò che impressionava i giapponesi era la sua mole. Circondato da un popolo la cui altezza media si aggirava intorno al 1,55 m, Yasuke era alto 6 shaku e 2 sun. E se non ne capite una sega di unità di misura giapponesi, mi dispiace per voi. Ma cosa ancora più sorprendente, parlava giapponese. Appena visto per le strade, Nobunaga lo fece chiamare immediatamente a palazzo e lo spogliò davanti a tutti. Dopo una breve discussione su se aggiungere un paio di sciacque alla sua altezza e una scazzottata scaturita da complessi di inferiorità, Oda Nobunaga fece portare acqua e sapone. Il motivo? Voleva che Yasuke si lavasse per dimostrare che la sua pelle non era coperta di inchiostro. Nobunaga, che era estremamente affascinato da qualsiasi cosa occidentale, decise allora di tenere Yasuke con lui. Lo prese prima come servitore, ma poi capì che lavare i pavimenti non era la sua dote migliore. E beh raga, sei shaku. Così lo mise alla prova nel campo in cui il suo fisico poteva rendere al meglio, ovvero l'arte della guerra o della rissa da bar. E guarda te che si scoprì che era un gigante che aveva la forza di 10 nani. Yasuke scaraventava via giapponesi con la stessa facilità con cui Christian De Sica sfornaci nepa panettoni, e fu promosso a guardia del corpo di Oda, compito che mantenne per un paio d'anni combattendo le più svariate battaglie per il suo signore. E Nobunaga era sempre più affascinato da quest'uomo. I due si intrattenevano in lunghe chiacchierate, imparando l'uno dall'altro. Yasuke nel tempo divenne una sorta di bandiera dell'esercito, sempre a combattere, sempre in prima linea, sempre vincitore, fino al 1581, quando Nobunaga decise di invitarlo a cena, il che era davvero strano. Persino i samurai di più alto rango avevano raramente questo privilegio. Due candele, petali di rosa, bollicine e una spada sguainata sul tavolo. Classico, Nobunaga parla, ma alla fine un gran bel razzista era. Eh no, caro Yasuke, quella katana era per te. Venne ufficialmente nominato samurai e come tradizione gli venne data la sua spada. O meglio, per tradizione i samurai ne avrebbero due, una katana e una wakizashi, ma così quelle di Yasuke sarebbero state tre. In ogni caso, ce l'aveva fatta, aveva realizzato il sogno di ogni schiavo del mondo, era libero, ricco e potente, e non aveva nessuna intenzione di fermarsi ora. Passa un anno e arriviamo al 1582, e l'ascesa di Yasuke è inevitabile. Diventò portatore di armi dello stesso Nobunaga, un onore immenso, un segno di un rango sociale elevatissimo, e si vociferava che stesse per essere proclamato daimyo, ovvero una sorta di signore feudale, se non fosse che era nero. Nah, niente razzismo tra samurai, solo sana violenza senza distinzione di pelle. Così, quando Mitsuhide organizzò un colpo di stato per detronizzare Nobunaga,
Naga, Yasuke finì dritto nella battaglia. Mitsuhide aveva preso d'assalto il tempio di Kyoto, fortezza di Oda. Ma i guerrieri di Nobunaga non se la cavavano per nulla male. Anzi, guidati da un demone nero che saettava a colpi di katana segando in due uomini, stavano avendo la meglio. Fino a quando una delle più grandi infamate della storia, un generale di Nobunaga che in realtà era fedele a Mitsuhide, andò da Oda dicendogli che stavano perdendo. E quel babbo di Nobunaga, fidandosi e senza neanche guardare fuori dalla finestra, commise seppuku. Senza un condottiero la battaglia era persa e gli uomini cominciarono a disperdersi. Anche Yasuke fece lo stesso. E come? Confondendosi con la folla. Seriamente? No! È come se Gargamella cercasse di catturare i puffi tingendosi i piedi con uno smalto azzurro. Usando questa tecnica e tagliando la testa a chiunque dicesse: ehi, ma quello non è... Riuscì a raggiungere il castello di Azuchi ed entrò al servizio del figlio di Oda Nobunaga, Oda Nobutada. Ehi, fantasia! E lì organizzò una stoica e strenua resistenza contro le truppe di Mitsuhide, che durò un giorno. Poi Nobutada fece la stessa fine del padre, ma Yasuke stavolta non si diede alla fuga. Fece però una cosa che non ci si aspetterebbe mai da un samurai vecchio stampo. Si inginocchiò al nuovo signore e gli consegnò la spada. Non si uccise, preferì il classico gesto di resa della tradizione occidentale. E Mitsuhide, di fronte a tale gesto, si trovò spiazzato. E non essendo particolarmente affascinato dalle doti del gigante nero, dichiarò che Yasuke era solo una bestia razzista e che quindi non ci si potesse aspettare che conoscesse l'onore del seppuku. Yasuke fu quindi portato ai suoi vecchi padroni, i gesuiti, e di lui si persero le tracce. Alcuni dicono che sia diventato un ronin, contribuendo con i suoi fertili lombi ad alzare l'altezza media del popolo giapponese. Altri che abbia fatto ritorno in Africa. Quindi questa storia, partita con tanti se e tanti ma, si conclude con altrettanti dubbi, lasciandoci con solo due certezze. La prima è che la storia di Yasuke rimarrà per sempre un grande esempio di integrazione razziale. Lui che era nulla e venuto dal nulla è riuscito a scalare sino ai ranghi più alti di una delle società più mentalmente chiuse dell'epoca, scardinando preconcetti e pregiudizi che ci porterebbero persino ad oggi ad avere un mondo migliore se solo riuscissimo a capire che sotto la pelle siamo e saremo per sempre tutti uguali. E poi aveva un cazzone enorme!